sul vice premier la situazione non si è ancora sbloccata. Voi continuate a pensare che debba esserci un solo vice premier e quel vice premier debba essere del PD. Beh sì, questo sicuramente perché sarebbe un modo per partire con uguale rispetto ed equilibrio tra le varie componenti che danno vita a questo governo. Questo governo deve durare a lungo, deve essere in grado di risolvere i problemi del paese. Le difficoltà vere vengono nella definizione dei dossier, cioè è chiaro che gli uomini che interpreteranno i dossier sugli investimenti che sono fermi, la crescita che è ferma, su come dare forza a un mezzogiorno infragilito dalla recessione economica che sta arrivando. Allora, su queste cose ci dovranno essere delle persone competenti e capaci e il Presidente del Consiglio dovrà essere aiutato. Ecco, credo che sbaglierebbe molto se pensasse di essere l'uomo solo al comando che, come dire, risolve i problemi del Paese. Chi ha Certo. fatto esperienza di governo sa che questa presunzione normalmente porta o al tappeto o a cadute rovinose.